No, quest'anno abbiamo fatto veramente bene e penso con la partita di oggi si è concluso un'annata speciale per noi. Oggi ci abbiamo messo l'impegno, sapevamo di affrontare una partita dura, loro davanti erano forti, volevano del Piero Trezeguet, volevano vincere la classifica capocannoniere. Spero che dopo la partita di oggi l'abbiano fatto perché il primo tempo non l'abbiamo mai presi. Poi il secondo ci siamo risistemati un attimo e li abbiamo messi in difficoltà. E abbiamo tirato fuori tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo tirato il carattere e la voglia di fare un bel risultato. Il pubblico è fantastico, ma non solo oggi, lo ha dimostrato per tutto l'anno e ci ha sempre applaudito tutto l'anno, anche quando le cose sono andate meno bene come all'inizio dell'anno. Veramente fantastici. La Samp ci arriva a bella carica, degna di aver fatto una grande annata. Ci arriveremo nel migliore dei modi, carichi, perché è un'esperienza fantastica giocare in Europa che non tutti hanno fatto. E poi la Sampdoria è una società media, cioè non sempre c'è andata, sono soddisfazioni. Penso che rimane una grandissima emozione quella che poi abbiamo per fortuna vissuto oggi dopo la partita con questo pubblico straordinario e penso ci siano veramente poche parole da dire. A questa gente noi dobbiamo veramente tanto. Alla Sud, penso proprio a tutto lo stadio perché comunque quest'anno ci sono stati veramente vicini. Non posso assolutamente non ringraziarli perché sono stati splendidi sotto tutti gli aspetti. Sicuramente penso che pochissime persone scommettevano per un sesto posto. Ce l'abbiamo fatta. Ora secondo me dobbiamo goderci questo momento magico, noi i nostri tifosi, e speriamo di migliorare poi il prossimo anno. Non penso di andare via, però il calcio è strano, non si sa quello che succede. Io penso di rimanere qui a Sampdoria, anche perché è la piazza che mi ha regalato delle emozioni indescrivibili, forse le emozioni più belle della mia vita, ho raggiunto anche la nazionale. Quindi per me la Sampdoria è veramente attualmente la mia vita, poi è normale che non si sa quello che succede nella vita, però io mi auguro di rimanere a Sampdoria perché sto troppo bene. Penso sia al gruppo tutto, intendo tutti, veramente, dal primo all'ultimo, compreso i magazzinieri, compreso veramente lo staff, tutti quanti perché siamo stati bravi a convivere anche in alcuni momenti, un attimo di defaillance. Penso che sia veramente un risultato grandioso per tutti, dal primo all'ultimo, compreso, come già detto prima, anche i magazzinieri.